Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò ad elencarvi quelli che secondo me sono i 5 anime più sopravvalutati di sempre. Ovviamente prenderò in considerazione solo opere che ho visto. Inoltre, per non sfociare nel banale, ho cercato il più possibile di variare genere. Attenzione, ricordatevi che sopravvalutato non è sinonimo di brutto. Aggiungo il fatto che questo video conterrà degli spoiler, quindi siete avvisati. Detto questo, cominciamo subito dal fondo con la posizione numero 5. Questa quinta posizione viene occupata da Toradora. Non fraintendete, Toradora non mi è dispiaciuto. Certo, è la classica commedia romantica che basa sugli equivoci la maggior parte delle gag, ma ho visto prodotti del genere ben peggiori. Ciò che fa tenere questa posizione a Toradora è il suo fandom, ovvero un mucchio di persone che leva questo prodotto ad opera eccelsa, che vede la protagonista Taiga come una dea scesa in terra quando in realtà trama e caratterizzazione dei personaggi non sono così ben fatti. Certo, non sono assenti, ma sicuramente Toradora è da considerarsi un anime mediocre. La quarta posizione se la giudica invece Angel Beats. Angel Beats è un anime nato con molto potenziale, la trama era intrigante, e le love story, pur essendo sempre sulla stessa linea di altri prodotti della casa Ki, non erano affatto male. Il problema è che mi è stato proposto questo come capolavoro, mi avevano promesso le lacrime, la disperazione e via dicendo. Non c'è stato nulla di questo, mi sono dispiaciuto soltanto alla scomparsa della chitarrista Iwasawa nei primi episodi. La parte centrale dell'anime è formata da quelli che possiamo definire arc più piccoli ma che risultano essere autoconclusivi e praticamente ininfluenti a livello di trama. Il finale invece, più che farmi piangere, mi ha fatto solamente storcere il naso per via degli errori temporali presenti. In conclusione avrei apprezzato molto di più il tutto se fosse stato sviluppato in una stagione da 25 episodi o in due da 12, così invece risulta palesemente fatto in fretta. In terza posizione si piazza Fairy Tail. Ragazzi, Fairy Tail è l'unico anime shonen da 100 più episodi che abbia mai visto. C'è stato un periodo in cui idolatravo Fairy Tail, ma col passare del tempo, rendendomi conto di quanto fattori come trama, caratterizzazione ed evoluzione dei personaggi influiscano sulla qualità dell'anime, ho per forza dovuto rivalutare la mia idea. Fairy Tail è uno shonen con lo stesso concept di tutti i suoi simili, rimane inoltre sotto la media di questi e sembra cerchi di compensare il tutto col fanservice. Insomma, se volete guardarvi uno shonen ce ne sono sicuramente di migliori, sia da pochi che da tantissimi episodi. In sintesi, Fairy Tail è uno shonen sotto la media. La seconda posizione viene invece occupata da Sword Art Online. Sao è stato il mio primo anime, tralasciando quelli trasmessi su Italia 1 tipo Dragon Ball, Pokémon, eccetera. Nonostante mi avesse preso livelli inverosimili, già al tempo mi resi conto di come qualcosa non andasse. Fangirlavo dietro a Kirito e Asuna ma non riuscivo a concepire come la loro storia fosse nata. Adoravo i combattimenti ma storcevo il naso per come alcuni si risolvessero e ho finito per incazzarmi con il cambio di arc da Sao ad Alo. Il tutto non aveva senso e se comunque i primi 14-15 episodi mi avevano preso molto, i restanti mi hanno proprio fatto star male. Nulla ha senso, vengono introdotti personaggi assolutamente inutili solo a scopo di fanservice, vengono aggiunte sequenze di combattimenti altrettanto inutili o senza senso e si conclude in modo assurdo. Tuttora mi chiedo cosa sia successo nell'episodio finale dell'arc di Alo. Non parlo della seconda stagione di questo anime, giusto perché non voglio farmi del male da solo. La vetta della classifica se la giudica Elfen Lied. Ragazzi, ho riso guardandolo, davvero, di bello ha solo la opening. Disegni e proporzioni sono davvero discutibili, ha del fanservice inutile e fastidioso. La trama, seppur tra virgolette originale, viene buttata via col finale della serie, che lascia aperto solo quello che sembra deve essere l'inizio della vera storia, ma che non va oltre. Infatti non può neanche considerarsi un finale aperto, hanno semplicemente droppato il tutto. I personaggi sono scritti in modo orribile, è un misto di splatter, incesti e romance con chi ti ha ucciso la famiglia davanti agli occhi. Citando un grande youtuber, voglio descrivere Elfen Lied in tre parole. Sette sangue, fine! Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Come al solito vi invito ad iscrivervi per non perdervi i prossimi video, a lasciare un mi piace per sostenerci e a commentare rispondendo alla domanda del giorno, dandoci dei suggerimenti, qualsiasi cosa vi passi in testa. Quindi direi che per oggi è tutto e ci vediamo con un prossimo video. A presto!